Ciao a tutti e ben ritrovati, io sono Tenore Informatico. In questo video vi mostro come riuscire a visualizzare i file presenti in un hard disk, ma con l'estensione HFS. L'HFS è un'estensione di proprietà della Apple e quindi che riguarda i sistemi operativi della Mac. E questi file non si possono leggere su Windows. Invece, se volete leggere i file in formato NTFS, che sono i file system per Windows, li possiamo tranquillamente leggere su un qualsiasi Mac. Possiamo utilizzare un programma specifico gratuito che ci permetterà di leggere appunto questi file di sistema. Qui sono sul mio Windows 10 ultima versione e la cosa che dobbiamo fare è accedere su internet ed ecco qua il programma gratuito, ce ne sono anche a pagamento, si chiama HFS Explorer ed è appunto un software che per poter funzionare ha bisogno del Java. Ok, scarichiamo la versione di questo programma, quindi è download per versione Windows e la scarichiamo nel nostro computer. Andiamo poi alla pagina di Java, dovete scaricare il download gratuito di Java. Nella sezione dei file scaricati installiamo per primo il Java. E subito dopo HFS Explorer. Spuntiamo la casella Register per altro tipo di associazione file e abbiamo fatto. Possiamo chiudere le pagine e ci siamo. Andiamo ad avviare il programma HFS, destro del mouse, ed eseguirlo come amministratore. Andiamo direttamente su File per caricare il nostro device, in questo caso un hard disk esterno. Load file system from device, selezioniamo la partizione che riguarda il nostro hard disk con il sistema operativo Mac e poi clicchiamo su Load. Qui troviamo tutte le cartelle, io voglio accedere alla cartella principale User Tenore Informatico e qua ci sono tutti i miei file. In questo caso non possiamo visualizzarli, per vederli dobbiamo scaricare questi file. Quindi per esempio dalla cartella principale vado su Desktop, seleziono il file o la cartella e poi clicco su Extract Data. A questo punto seleziono una destinazione di un altro hard disk per estrarre il file. Seleziono Desktop del mio Windows e poi estrazione qui. Estrazione conclusa, potete vedere il file appena scaricato, quindi direi che questo programma fa egregiamente il suo dovere e poi è un programma del tutto gratuito. Bene cari iscritti, siamo arrivati alla fine di questo video, pollice in su se vi è piaciuto questo video, vi ricordo la pagina Facebook, iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo alla prossima da Tenore Informatico. Ciao a tutti!